Sono passati 5 anni dalla prima volta che ho visto la diga e ho iniziato a conoscere voi, gente della valle. Eppure è stato un rapporto così intenso, a tratti persino spirituale, che ho la sensazione che duri da sempre, che a queste terre in qualche modo anche io appartenga. Anche se sono cosciente di non poterlo sino in fondo, non avrei mai potuto comprendere, il significato di tanti fatti che mi sono stati rivelati se non fossi venuto ad aprire gli occhi su una storia di errori, menzogne e vergogne, perché a me il Vajont, da studente di geologia, mi era stato solo raccontato senza capirne la reale portata. Se non fossi venuto a Longarone, non avrei potuto comprendere il significato delle tante domande che nessuno mi ha mai fatto, ma che percepivo su di me, su chi fossi, cosa volessi e perché ero venuto lì. È stato così che il Vajont è entrato nella mia testa, ha segnato un percorso importante, quello che ho compiuto con il mio Consiglio Nazionale dei Geologi ed è poi entrato come monito in tante delle cose che faccio, non solo da geologo. Sì, perché raccontare il Vajont, per come va raccontato, è un esercizio di educazione. A voi, alle tante persone che ho conosciuto di Longarone, Erto, Casso, Castellavazzo, va un affetto particolare che solo chi è geologo, non solo per professione ma per matrice etica, può dare. Permettetemi di ripetere, come ebbi già modo di dire e scrivere, voi con il vostro insopportabile fardello di ricordi e di dolore, avete fatto tanto per noi e quello che avete fatto per noi lo avete fatto al paese, che ora può guardare ai geologi come a sentinelle di un territorio che tutti insieme vorremmo più sicuro, più bello, più resiliente. Oggi non posso essere con voi perché è convalescente dopo una banale operazione chirurgica. Me ne dolgo assai, ma sappiate che è solo una distanza fisica perché se vi girate intorno e guardate bene, io sono lì e sono tra voi, sono uno di voi. Vi abbraccio e arrivederci a presto. Gianvito Graziani. Ok. Ok.